5 partite ufficiali, Coppa Italia compresa, Pescara imbattuto, 4 vittorie e un pareggio contro la Vis Pesaro. Domenica scorsa all'Adriatico Giovanni Cornacchia, sul cammino dei biancazzurri il neopromosso Montevarchi, età media 22 anni, matricola terribile, capace di mettere in seria difficoltà la Reggiana, di sconfiggere nettamente l'Entella e di vincere a fermo. 2 successi di fila, 6 punti in 3 gare e soprattutto un'impronta riconoscibile. Squadra aggressiva, dinamica, incline alla costruzione della manovra, in sintesi qualità e organizzazione. I complimenti non di circostanza ma estremamente sinceri di Gaetano Auteri al tecnico toscano Roberto Malotti. È una partita importante perché affrontiamo un avversario che ho visto e che ha qualità, che ha organizzazione di gioco, lo ha anche dimostrato in questo inizio di stagione, che gioca un calcio fatto di intensità e di aggressività, squadra che accetta il confronto. Il collega a cui faccio i miei complimenti proprio in anticipo perché a parte questo fatto di essere sanguigni, questo ognuno ha il proprio carattere o la propria indole, faccio i complimenti per come il Montevarchi gioca. Lo stadio Brilli-Peri di Montevarchi non è ancora a norma, si gioca per questo sul neutro di Pontedera. 3 novità, una per reparto, il probabile 11 di Gennaro Trepali in difesa, Cancellotti, Drudi e Iannes, marcatore puro, fisico e veloce. Dall'altra parte occhio al gambiano Yallov. L'argentino sembra per questo in vantaggio su ingrosso. Sulle fasce Zappella e Nzita, rientro dalla squalifica. A centrocampo al fianco di Memushai, Rizzo preferito a Pompetti. Davanti con De Marchi e Dursi, Galano al posto di Clemenza non al meglio. In generale c'è da migliorare la compattezza tra i reparti nelle transizioni negative, ovvero nel momento in cui i biancazzurri perdono palla. Servirebbe dunque più equilibrio per garantire maggiore solidità, specie se non concretizzi per quanto crei o produci, ma Auteri non la pensa così. Abbiamo preso 2 gol con 2 tiri da fuori, uno deviato, un calcio di rigore, una situazione di calcio d'angolo. Noi siamo solidi, questo non c'è dubbio, poi è chiaro che se commettiamo qualche errore possiamo concedere qualcosa, ma noi siamo solidi strutturalmente e sostanzialmente, siamo anche equilibrati perché difficilmente concediamo superiorità numerica agli avversari. Dopo ben 3 lustri, lo scorso giugno il Montevarchi è tornato tra i professionisti. Nel 2011 il fallimento, il club più antico della Toscana, è ripartito dalla seconda categoria. In 10 anni ha vinto 5 campionati. Nell'ultima stagione in D ha recuperato un gap di ben 14 punti dalla Trastevere, distanziato poi di 11 lunghezze a fine torneo. Ben 18 i punti di vantaggio sul Siena, classificatosi al 5° posto. Qui in foto con Taro, il suo Rottweiler, che accompagna la squadra centro del campo in ogni seduta di allenamento, il tecnico Roberto Malotti, classe 62, ha conquistato con Montevarchi da calciatore, era un centrocampista, la promozione in C2 nel 1984. Lo scorso giugno, a distanza di 37 anni, ha messo la sua firma da allenatore sul ritorno tra i professionisti dei rossoblù. Martinelli squalificato, KO Frugoli, Biagi e Cela. Pare certa la conferma dell'11 che ha violato il Recchioni di fermo. Sistema di gioco 3-4-1-2. Rinaldi, Trepali, Asci, Tozzuolo e Bassano nel cuore della difesa. Esterni Lischi e Barranca. Centrocampo Mercati e Amatucci. Il 28enne Carpani, ex Fano, Ascoli e San Benedettese in posizione più avanzata alle spalle di Gambale e del gambiano Yallov, classe 96. Lo scorso anno re dei bomber con 21 gol. Malotti. Oh, quello è il calendario, non ci si può fare niente. Avete provato a chiedere uno sconto? Ma no. Avevamo provato a chiedere di non giocarci proprio, però ce l'hanno accettato. E si sa che il Pescara è una squadra forte, una sicuramente delle migliori, una di quelle più accreditate. Sono quelle partite in cui non devi sbagliare niente, devi sperare che chiaramente il Pescara sia in una giornata di grazie. Ha una rosa ampissima, ha già un'idea propria di calcio, un allenatore abituato a comunque a lottare per vincere. I ragazzi sanno benissimo di andare a affrontare una squadra fortissima, ma non per questo ci sentiamo battuti prima ancora di cominciare. Anzi, abbiamo grosse speranze, abbiamo grosse ambizioni dentro di noi. Prima di tutto dovremo riequilibrare i ritmi gara e rispondere colpo su colpo dal punto di vista dell'intensità, dell'agonismo,
sono sicuro che sarà un bel confronto, ma noi siamo pronti. Però è vero, è una gara al Montevarchi, qualcuno dice una sorpresa, una squadra ben allenata.